Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Nel 1968 un terribile terremoto distrugge la città di Gibellina. 30 anni dopo, circa, l'artista Alberto Burri, cercando di congelare i ruderi di quella città, quello che resta, gli isolati di quella città, ricopre la collina con milioni di tonnellate di cemento bianco, congelando i quartieri, gli isolati di Gibellina e dando vita a una delle più grandi opere di land art esistenti al mondo, il Cretto di Burri, appunto. Il risultato è sconvolgente, è di una bellezza forte, disarmante, perché è come se il cemento avesse bloccato una volta per tutte, avesse congelato quella che era un tempo la città di Gibellina, ricostruita successivamente a 20 km di distanza da qui. Viene fuori una sorta di labirinto bianco, funereo, in cui sembra quasi aggirarsi lo spirito di quello che è stata l'antica Gibellina. Naturalmente sono arrivato qui grazie ai consigli di qualcuno dei Vostoknauti. Evidentemente Vostok 100K Social Trip continua a funzionare. Intanto continuo a procedere verso il crinale della collina, attraverso questo labirinto. Tutto è molto, davvero bello, molto emozionante. Tra l'altro, qualche anno fa Paolini ha ambientato il suo spettacolo sulla strage di Ustica. Come al solito, la morte congelata e quel che resta a simulacro della memoria di quel che è stato. Grazie ancora per i consigli. La strada di Vostok 100K continua.